Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. Era già noto alle forze dell'ordine per il possesso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo di 41 anni, residente a Novara, di origini albanesi, è stato trovato in possesso di altra droga ed è stato arrestato dalla polizia. I fatti nelle scorse ore. Nell'abitazione dell'uomo, durante una perquisizione, sono stati trovati 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi. Più tardi, in un'auto abbandonata nei pressi dell'edificio, sono stati trovati 2 trolley contenenti 23 kg e mezzo di hashish e marijuana. In particolare, oltre 11 kg di hashish e quasi 13 kg di marijuana, per un totale di circa 24 kg di sostanza stupefacente sequestrata. Al termine degli atti di rito, l'albanese è stato portato in carcere a Novara a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma le indagini della polizia proseguono per appurare la provenienza della droga. Ed ora ci spostiamo a Romagnano Sesia, dove si riaccende la preoccupazione dei cittadini per il ponte sul fiume Sesia. Il gruppo, nato per monitorare la struttura dopo il crollo del 2020, sfiora circa 3.000 persone e cresce il timore per la tenuta del pilastro centrale del ponte. Ponte di Romagnano Sesia, ve lo ricordate, è caduto nel 2020 con l'alluvione del mese di ottobre, poi nel 2021, fine anno, è stato costruito questo provvisorio dopo una grande azione di convincimento da parte di un gruppo di persone che si era formato qui a Romagnano, e adesso però sempre questo gruppo di persone segnala che il pilone centrale, quello che poi aveva ceduto, nuovamente dimostra delle criticità. Con noi Matteo Piemontesi, che è appunto un po' il leader di questo gruppo. Matteo, lei ha segnalato più volte che proprio il pilone centrale, proprio quello che aveva ceduto, nuovamente si presenta con tutti i pali esposti. Il materiale di riporto è stato trascinato via. Sì, praticamente durante la costruzione era stato utilizzato questo piano per posare le casseforme che danno la forma del ponte, quello rifinito. Ci aspettavamo che, una volta fatta la parte superiore, facessero anche la parte inferiore, che rimaneva maggiormente esposta alle acque. Invece non è mai stato fatto, però ci è sempre stato detto: ma è provvisorio, quindi non è necessario farlo, ci sono i micropali e quant'altro. Provvisorio sarebbe dovuto poi diventare, invece, ricominciare insomma il cantiere per quello definitivo a gennaio 2024, e non avete visto niente, no, non abbiamo visto niente. Infatti è arrivato poi un articolo di ANAS che diceva che sarebbero arrivati poi a inizio lavori a gennaio 25, ce lo auguriamo. Nel frattempo ci ritroviamo però con questa situazione in cui piogge intense, abbiamo visto tutta questa siccità, quindi non si notava nulla perché poi il materiale di riporto restava dov'era. Appena è venuto giù un pochino di acqua alta, ha portato via tutto il materiale di riporto e ci troviamo i pali esposti, e quindi continua a logorare la struttura. Ora, quello che diciamo noi è: qual è l'orizzonte reale? Sarà realmente 4 anni? Per 4 anni possiamo dormire sonni tranquilli? Non è che magari arriverà qualche ente e ci dirà: alt, chiudiamolo perché dobbiamo verificare. Quindi questo ponte non ha senso di essere, perché poi non si può utilizzare. Ecco, allora il problema è questo: un ponte che poggia su un pilastro che al momento appare abbastanza preoccupante, perché lo vedete benissimo, tutti i micropali sono esposti, un ponte nuovo che doveva essere iniziato a costruire a gennaio e invece adesso già si rimanda di un anno, e intanto la gente si chiede: finiremo di nuovo con il ponte chiuso, dover ricominciare l'epopea per passare da una provincia all'altra? Lo chiediamo alle autorità. Torniamo a Novara. Dalla Fondazione Comunità del Novarese oltre 350.000 euro alle associazioni Elias, Sant'Egidio e Apri le Braccia. Sentiamo. Nella giornata di oggi abbiamo comunicato quelli che sono i destinatari degli emblematici minori che Fondazione Cariplo, insieme a Fondazione della Comunità del Novarese, mette a disposizione del territorio per progetti che si distinguono in modo particolare per la loro incidenza che avranno nella comunità, in questo caso la comunità del Novarese. Sono 3 progetti che si rivolgono ai servizi alla persona e alle loro fragilità, in modo particolare alle fragilità giovanili, alle fragilità delle persone anziane e alle persone diversamente abili. Quindi cerca di dare una risposta corale ai diversi problemi che la comunità può dimostrare, cercando delle risposte grazie alle associazioni che si sono messe in gioco in questo senso,
si possono articolare dei progetti significativi e che appunto Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del Novarese hanno ritenuto appunto emblematici per poter essere in grado di andare incontro a quelle che sono le esigenze immediate, ma soprattutto per preparare anche un futuro più sereno della comunità. Ed ora parliamo di Scuolimpiadi, la grande manifestazione dedicata alle scuole novaresi. L'edizione 2024, che si è conclusa con una grande festa al Centro Commerciale San Martino, è stata vinta dalle scuole del centro. Ma sentiamo l'intervista. Scuolimpiadi è al suo secondo anno. Anche quest'anno abbiamo avuto quasi 4.000 bambini partecipanti tra elementari e medie. È stato molto impegnativo, ma è stato molto appagante perché è stato un lavoro di un anno, perché comunque è tutto l'anno scolastico, per le prove, la preparazione dei bambini e le prove nelle scuole, quindi tutta la parte di spareggio per arrivare alle finali che si sono poi tenute in questa settimana rispetto all'anno scorso di tutta una giornata. Abbiamo diviso invece premio delle medie, premio delle elementari e poi grande finale qua al centro commerciale. Nonostante la pioggia abbiamo cercato di portarlo a casa. Quindi è per noi stato fondamentale il supporto del centro commerciale San Martino. Questa sera abbiamo avuto qua il direttore Stefano Sonzini che ha vegliato su di noi e poi abbiamo avuto una presenza speciale come Re Biscottino e in generale l'Associazione del Carnevale Novarese che già aveva anticipato gli standardi durante il carnevale e questa sera hanno fatto da patron dell'evento. È stata un'iniziativa che ha avuto un'ottima riuscita, il nostro centro commerciale San Martino 2 da sempre è vicino alla città, cerchiamo di fare il nostro meglio e quindi abbiamo aderito come l'anno scorso con entusiasmo a queste Scuolimpiadi. Nonostante il tempo ci abbia un po' messo i bastoni tra le ruote, siamo comunque riusciti a concludere tutto nel migliore dei modi. Ed ora parliamo delle novità di Visit Novara. Hashtag Visit Novara 24 è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Agenzia Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte, sede di Novara e il Comune di Novara, allo scopo di promuovere e valorizzare la città attraverso una serie di visite guidate e tematiche. Ripercorriamo le vicende del capoluogo attraverso l'arte e l'architettura, con un'attenzione particolare a luoghi fuori dalle solite rotte e meno conosciuti, anche nei sobborghi cittadini, anche in orario serale. I visitatori, dicono gli organizzatori, vivranno un'esperienza unica alla scoperta di una Novara insolita e nascosta, con tematiche sempre diverse che riguarderanno ad esempio l'architettura razionalista, il liberty, la Novara raccontata nei romanzi con le citazioni letterarie lette dalla voce di Umberto Ossini, attore novarese, e ancora poi i fatti di cronaca nera e i misteriosi accaduti in città. Le chiese fuori dal centro come quella di San Martino, l'oratorio della Madonna del Latte di Gionzano, quella di Lumellogno, con la splendida tela di Tanzio da Varallo, e poi ancora l'abbazia di San Nazaro alla Costa e Palazzo Bellini, splendida sede storica della Banca Popolare di Novara, ricca di storie e di gioielli d'arte. Le visite guidate sono gratuite per i partecipanti, ma la prenotazione è obbligatoria chiamando la TL al numero 0321 394059 o scrivendo una mail a infonovara@terrealtopiemonte.it. Chi partecipa alle visite sarà inoltre invitato a condividere la propria esperienza alla scoperta della città tramite i social, scattando foto e postandole con l'hashtag VisitNovara24 e taggando ATL Novara. 7 giugno, Novara Misteriosa. Sabato 8, Chiesa di Santa Maria delle Grazie e San Gaudenzio, la parrocchia di San Martino. 22 giugno, Lumellogno, Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. 29 giugno, il Liberty a Novara. Il 5 luglio, Novara Crime. Il 13, Abbazia di San Nazaro alla Costa. Parliamo del Teatro Coccia tra tradizione e futuro. L'intervista al critico Alessandro Mormile. Tradizione e futuro. C'è tutto racchiuso in questa espressione. C'è tutto. C'è la tradizione di un teatro che ha una storia incredibile alle spalle. Tradizione significa presenza di grandi artisti, significa la presenza di un direttore d'orchestra purtroppo prematuramente scomparso come Cantelli, che comunque ha costruito la storia di questo teatro, e significa futuro. Da costruire attraverso dinamiche talvolta difficili come quelle superate dal direttore del teatro Corin Baroni, che sta costruendo sempre di più il futuro di questo teatro, e noi come amici lo sosterremo con il nostro entusiasmo e con la nostra passione.
Ed ora a Vercelli, dove è tutto pronto per la fattoria in città che sarà inaugurata mercoledì mattina. Tra gli ospiti illustri lo chef Bruno Barbieri. In arrivo a Vercelli niente meno che lo chef Bruno Barbieri, star di Masterchef ma anche di tanti altri appuntamenti televisivi, persona molto frizzante. Che cosa proporrà qui a Vercelli? Ma abbiamo pensato a un qualcosa di simpatico per il sabato 1 giugno in Piazza Cavour, dove avremo uno dei nostri stage con spettacoli serali, un contest culinario tra i nostri corsisti dei corsi di cucina che abbiamo sorteggiato tra chi aveva aderito all'iniziativa, che vanno a sfidarsi utilizzando lo chef non come giudice, come solitamente è chiamato a fare, ma come assistente. Quindi lui assisterà, aiuterà e guiderà queste due squadre che si sfideranno, una cosa simpatica. Siamo riusciti a farlo venire a Vercelli, un qualcosa di che sicuramente potrà attirare diverse persone. Ecco, poi si assaggeranno i piatti che verranno cucinati oppure no? Verrà predisposta una giuria popolare, quindi fatta al momento, per cui i piatti cucinati dai nostri corsisti assaggerà solo la giuria. È un'iniziativa simpatica anche perché Formater compie 30 anni quest'anno, quindi abbiamo ritenuto di investire sull'attività di cucina, che è un po' il nostro marchio di fabbrica negli ultimi anni. Quattro associazioni novaresi, Edo Smile, Gabri Little Hero, Concentrici ODV e Polisportiva San Giacomo hanno raccolto i fondi per acquistare delle biciclette speciali per il trasporto di disabili in sedia a rotelle. Sentiamo. Questa bici molto particolare che permette a chi è in carrozzina di passeggiare tranquillamente, di fare un bel giro in bicicletta senza nessun tipo di problema. Sì, questo è un regalo che abbiamo pensato proprio di fare alla città di Novara. Abbiamo unito le forze tutti insieme, quattro associazioni e tutte le persone che collaborano per questa tipologia di evento, e devo dire che è un sogno che si realizza, perché diamo l'opportunità a tantissimi bambini di girare per la città in libertà. È veramente una bella bici. Bellissima. Noi l'abbiamo provata. La bici costa, adesso non voglio sbagliare, al centesimo intorno agli 8.000 euro più o meno. Un po' di più mi dicono dalla regia, di più, di 8.000. Quindi vi chiediamo di aiutarci, perché questo qua è una missione importante non solo per le nostre quattro associazioni che hanno unito le forze, ma è per tutta la città di Novara. Diamo l'opportunità veramente a tanti bambini di andare in bicicletta in giro per la città. Ed ora parliamo dei rapporti commerciali che legano Italia e Svizzera con un'iniziativa particolare. Business Point Svizzera. Obiettivo: supportare le imprese dell'Alto Piemonte nei rapporti commerciali con la Confederazione Elvetica. È il progetto Business Point Svizzera, gestito dall'azienda speciale Fedora della Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Il progetto verrà presentato attraverso un webinar gratuito che si terrà il 28 maggio dalle 10 alle 11.45. Verranno affrontati una serie di argomenti di utilità per le imprese, in special modo quelle dei settori beni industriali, meccanico, quali il quadro macroeconomico svizzero, i paesi di approvvigionamento della Svizzera, il ruolo dell'Italia come fornitore, le lavorazioni, i prodotti richiesti, la situazione degli acquisti, i canali di accesso e la modalità anche di ricerca dei fornitori e come presentarsi ai buyer elvetici. Il webinar, così come il progetto, è gratuito e riservato alle imprese aventi sede nelle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli. Per iscriversi è necessario visitare il sito www.pno.camcom.it e cliccare sull'evento Business Point Svizzera, in cui compare il link di iscrizione Zoom. Grande successo per la nuova edizione di Poker Run per il Kenya, il ciclo di quattro corse podistiche non competitive organizzato da Nonno Boy Associazione per i progetti in Africa. Si è conclusa con successo anche questa edizione del Poker Run per il Kenya. Tappa per tappa, com'è andata? È andata bene, nonostante il tempo non proprio clemente, devo dire che è andata decisamente bene. In totale in quattro tappe hanno corso più di 1.000 persone. Ci sono stati gli affezionati che sono venuti a tutte e quattro le gare, ci sono stati quelli che sono venuti magari a due gare o una gara sola, però devo dire che abbiamo tirato su dei bei fondi che verranno investiti in Kenya, dove noi abbiamo questi grossi progetti. Da quanti anni siete attivi in Kenya? In Kenya siamo attivi da ben 13 anni,
e da 10 anni abbiamo l'associazione Nonno Boy. Prima abbiamo cominciato come volontari, prima per una Ollus laica, poi per una Ollus cattolica. Diciamo che siamo fatti un po' le ossa di come si lavora in Kenya, e quando siamo stati pronti a spiccare il volo abbiamo cominciato con il nostro progetto a Kakamega, che piano piano è cresciuto e continua ad espandere. Da un piccolo villaggio con qualche orfano, sì, ad addirittura un villaggio con un medical center all'interno. Esatto. Questo servizio può essere usufruito non solo dai ragazzi e da chi lavora nel vostro villaggio in Kenya, ma anche da chi viene da fuori. È un vero e proprio ospedale. Esatto, esatto. Noi siamo partiti con 14 orfani che dormivano praticamente per terra, tutti malati, che non riuscivano ad andare a scuola, un piccolo asilo di fango. Negli anni abbiamo costruito i vari dormitori per i bambini. I bambini sono diventati 28, di cui una si è laureata a novembre, altri due in questo momento stanno frequentando l'università. Abbiamo costruito 2 pozzi. Abbiamo costruito la sartoria, 3 aule dell'asilo più l'ufficio della direttrice, in modo che i bambini della zona possano andare a scuola gratuitamente, avere istruzione. Abbiamo il pollaio, il porcilaio, abbiamo vari animali e il nostro fiore all'occhiello, appunto, è questo medical center, che era nato per essere un pronto soccorso, visto che in Kenya è tutto pagamento e il 70% della popolazione non se lo può permettere la sanità. E adesso abbiamo 12 posti letto di ricovero, abbiamo un ecografo e abbiamo un laboratorio di analisi. E è una farmacia che dà farmaci gratuiti e visite gratuite, ricoveri gratuiti a tutti quelli che hanno bisogno. Come dicevo, almeno il 70% della popolazione ha veramente bisogno, perché è un mondo veramente, veramente difficile che bisognerebbe vivere per capirlo. Ed ora vi parliamo della Giornata Nazionale dello Sport, che ricorre il 2 giugno e che per la provincia di Novara quest'anno si terrà a Borgo Manero. La Giornata dello Sport per questa edizione, per quest'anno 2024, si terrà a Borgo Manero. Quest'anno la terremo a Borgo Manero perché si è candidato il comune di Borgo Manero l'anno scorso ed è anche una zona dove non siamo mai andati dal punto di vista proprio del CONI, e quindi per noi è un po' così una novità, ma il territorio della zona lì di Borgo Manero ha tantissime discipline sportive anche di livello, ricordo la Fantastic Gym, il Twirling, per cui abbiamo deciso di valorizzare una zona che per noi è un po' tra virgolette scomoda, perché è un po' più in su, ma che è una zona con grandissimi risultati sportivi. La giornata si svolgerà appunto il 2, sarà solo di mattina, perché poi al pomeriggio la faremo lì allo stadio comunale di Borgo Manero, e lì al pomeriggio ci saranno delle gare di atletica. Avremo una cerimonia di apertura con tutta la partecipazione dei centri CONI, le società che hanno aderito al progetto Centri CONI, che saranno circa 10-12 società, quindi avremo una decina di discipline sportive presenti. Poi tutti i bambini partecipanti, quelli della zona con tutte le loro attività sportive, saranno divisi a gruppi e sulla pista del campo di atletica ci saranno le varie stazioni con le discipline sportive che proporranno dei giochi relativi alla propria disciplina. Al centro del campo di calcio ci sarà una piccola partita di calcio camminato con gli over 50. E il messaggio è chiaramente quello che lo sport non muore mai, insomma, si parte dai piccoli e non si finisce mai. La giornata aperta a tutti. La giornata è assolutamente aperta a tutti, dimenticavo, c'è anche la parte della SHD con una parte inclusiva, per cui sono veramente tutti invitati a questa giornata, nessuno escluso, come si dice, e ci saranno anche delle piccole dimostrazioni, ma solamente 2 o 3, proprio come cerimonia di apertura e di chiusura da parte delle ragazze che hanno partecipato adesso ai campionati di Serie A o ai campionati italiani come la Fantastic Gym e il Twirling. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.